primo round andata, ragazzi. Un'altra prova pazzesca dell'Inter. Pazzesca, veramente. Lasciatemelo dire, è stata una grande prova perché in Champions League contro l'Atletico Madrid. E ragazzi, l'Atletico Madrid non è l'Atletico Madrid degli altri anni, è un Atletico Madrid che a differenza di altri anni gioca anche a calcio. Prima faceva un po' troppo solo casino, adesso gioca anche a calcio. Oggi è stata una prova pazzesca, perché noi siamo abituati a vedere un Inter che solitamente accartoccia l'avversario, lo distrugge, lo demolisce, lo lavora ai fianchi, insomma. Davanti c'era l'Atletico, perciò non potevi fare quello, però il risultato, ragazzi, è anche fin troppo leggero, perché doveva essere più di un gol, perché ragazzi, Arnautovic almeno tre se li è mangiati netti, e anche quello che ha fatto non so, stava quasi sbagliando anche quella porta vuota, perciò ragazzi, oggi ha fatto una prova l'Inter veramente veramente pazzesca. Peccato solo per l'1-0, perché l'1-0, adesso ne parliamo, è buono da una parte perché ti fa stare con le antenne dritte, però insomma con un doppio vantaggio forse sarebbe stato meglio, però te la giochi al ritorno perché insomma è una partita, sarà una partita tutt'altro che facile, però l'Inter, questa Inter ce la può veramente fare perché si è vista anche stasera che è stata nettamente superiore all'avversario, senza se, senza ma, perciò adesso ne parliamo, belli siete ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nelce nella casa del pane e balun. Allora dai, è finita la partita tra Inter e Atletico, partita attesa, insomma, eravamo un po' tutti curiosi di sapere quello che poteva succedere. Insomma, l'Inter vince per 1-0, adesso lo raccontiamo. Insomma, per me è stata, l'ho detto prima nell'intro è stata una grande prova, perciò dedichiamoci questi 10 minuti insieme. Prima di cominciare, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi mai nessun mio contenuto. Mettete un bel like al video, mi raccomando, molto importante. E soprattutto, ragazzi, scrivetemi la vostra nei commenti, fatemi sapere, cuginastri, i cuginastri interisti, se siete contenti o se preferivate, vabbè, sicuramente preferivate un punteggio un po' più ampio, però insomma la prestazione è stata ottima, io devo esserci, è stata una gran bella prestazione. Dai, parliamone insieme, dedichiamoci questi 10 minuti insieme. Ragazzi, io ho qua davanti, insomma, lo score e io vedo tiri totali 19 dell'Inter e 7 dell'Atletico. In porta è vero, 5-0 per l'Atletico, manco uno perché Sommer anche oggi spettatore non pagante e comunque 5 tiri verso la porta li ha fatti, ma di quei 19 tiri, 5 nella porta, ma altri 4 sono stati fuori dalla porta, ma solo perché in attacco c'era Arnautovic, perché ragazzi, ma Arnautovic è un qualcosa di clamoroso, veramente clamoroso, cioè per fare un gol cioè veramente ne deve sbagliare 3, oggi ne ha sbagliati 3 facili facili, uno davanti alla porta che anche lì, cioè, era talmente vicino alla porta che per tirarla alta devi essere bravo. Non so come abbia fatto, perché era difficile tirare alta da così vicino alla porta. Uno di testa che la palla passa e lui fa così dopo un quarto d'ora, e poi ha fatto il gol, ma se n'era mangiato un altro. Cioè, insomma, Arnautovic deve cercare di essere un po' più concreto, perché con l'infortunio di Thuram l'Inter ha perso da quel punto di vista, perché con Thuram sicuramente sta partita sarebbe finita 3-0, perché ragazzi, quello non gli sbaglia i gol, Thuram non li sbaglia, sicuramente quelli che ha sbagliato Arnautovic non li sbaglia. Una partita incredibile, l'Inter è riuscita anche in questa partita, è stata molto attenta, molto accorta. Evidentemente non puoi sbilanciarti un po' come hai giocato con la Salernitana, perché l'avversario è comunque un avversario che palleggia meglio, e l'ho detto prima, non è più un Atletico Madrid solo fisico e con Cazzimma, ma è fisico con Cazzimma e che gioca anche bene alla palla, perché c'ha degli elementi che veramente gioca bene. Loro oggi si permettono il lusso di tenere Witzel, che era un centrocampista che in Italia lo volevamo un po' tutti, arretrato come centrale difensivo, perciò insomma magari ti concede qualcosa perché
perché non è il suo ruolo e comunque non si è comportato male, e però c'ha dei piedi raffinati, perciò hanno dei giocatori che giocano la palla, non puoi pensare di poterli umiliare, ecco, come sta facendo ultimamente l'Inter, però ha fatto il suo gioco, è stata accorta. A me la cosa che mi impressiona dell'Inter è incredibile, quando conquistano palla, perché poi la palla, conquistare la palla lo può fare un po' chiunque, no? Insomma, tu la conquisti. Il problema è quando la conquisti, cosa fare dopo? Cioè, loro in automatico, cioè hanno un automatismo pazzesco. Appena conquistano palla col pressing, tutti gli altri giocatori, non solo quello che ha conquistato la palla, ma tutti gli altri, vanno, cioè solo Sommer riesce a rimanere abbottonato, vanno tutti in avanti, cioè conquistano palla, tutti in avanti per andare a fare gol. E insomma, è lì. E tu poi dopo hai più di una chance, perché quando conquisti palla solitamente sei tu che la conquisti, magari c'hai 1-2, una ripartenza, insomma non è semplice che tutta la squadra ti segua, invece ti seguono tutti, perciò hai molta più possibilità di poter far male quando tu conquisti palla e tutti quanti poi vanno in avanti. Quello è un qualcosa di clamoroso. Io oggi sono stato attento proprio a questa dinamica, ho detto voglio proprio vedere, ma come fanno? Mi sembra che siamo sempre in 28 in campo quelli dell'Inter, è sempre lo come fare? Allora, mi stavo guardando queste cose qua e ho visto proprio, è pazzesco, appena conquista la palla, io mi guardavo, ha conquistato la palla Barella, ho guardato Mkhitaryan, Di Marco, sono corsi tutti quanti in avanti, eppure era da tutt'altra parte dell'azione, perché se, cioè veramente, da quel punto di vista è incredibile. Ha avuto una crescita pazzesca l'Inter, anche a livello mentale, perché queste partite una volta magari le steccavi anche solo magari per l'ansia, la paura, invece oggi è una squadra molto più consapevole dei propri mezzi, molto più esperta dal punto di vista della Champions League, perché insomma arriva da una finale fatta, sono molto più padroni della partita, e quella è una grande crescita anche quella. Io ho visto una gran bella Inter, ragazzi, il Cortomuso oggi sta stretto all'Inter, oggi l'Inter poteva portare a casa una vittoria un po' più ampia, e ripeto, l'ho detto prima, può anche essere che magari il Cortomuso possa servire per far rimanere le antenne belle dritte, di là sarà una bolgia, perché insomma lì sappiamo tutti che quando poi vai in Spagna, soprattutto a Madrid contro l'Atletico, è una bolgia. Poi ci sarà Simeone, che sicuramente oggi è rimasto, ha fatto qualche show, però è rimasto un po' più abbottonato in casa, poi dà sempre il meglio di sé, pressione, tifo, i giocatori stessi, insomma sarà veramente una partita, una battaglia quella lì. Però questa Inter ce la può fare, perché questa Inter va lì con il risultato a favore, è una squadra che non prende gol l'Inter, ragazzi, oggi non ha preso gol, non perché hanno sbagliato, perché non li prende i gol, non li prende, ragazzi, il gol l'Inter non li prende, c'ha il clean sheet, un altro clean sheet, Sommer veramente uno spettatore non pagante, perciò oggi fare gol all'Inter è molto difficile, anche se giochi in casa, anche se sei l'Atletico Madrid, e oggi si è visto sette tiri a svarioni, perché davanti c'è in porta zero, perciò vai con quella consapevolezza che poi puoi anche far male. Insomma, la partita la devono fare loro. Certo, non devi stare lì a chiuderti. Sarà una battaglia, ma per me l'Inter ce la può fare. È molto, non dico molto favorita, però ce la può veramente fare, perché se gioca così, accorta, attenta, stretta, pronta a ripartire, tutti quanti sul pezzo, speriamo che riesca a recuperare Thuram, ma non penso sia una cosa grave, perciò ce la può fare. Oggi forse quello che è venuto un pochettino a mancare è stato un po' Çalhanoğlu, che ci aveva abituato nelle ultime partite veramente a essere il migliore in campo, oggi ha fatto qualche errore di troppo in uscita, nei passaggi, ecco, lì da lui non te lo aspetti, perché poi insomma lui è sempre molto preciso, e soprattutto da quando ha trovato questo ruolo qui l'Inter veramente è cambiata, già era una grande squadra, però con Çalhanoğlu lì davanti alla difesa a fare il play, insomma, perciò oggi è venuto a mancare un po' lui, però insomma se ti manca Çalhanoğlu poi c'hai gli altri, comunque la partita la fai lo stesso, ecco, se al ritorno tutti quanti riescono a dare il proprio contributo, anche Çalhanoğlu, è una partita che puoi fare a base. Speriamo che si riprenda il Thuram, perché se no al ritorno per fare un gol ne devi creare 70 non sei Arnautovic.
non gli piace fare gol. A lui, non è, lui è attaccante, è bello, ma non vuole schiare originale. Veramente, mi sono quasi incazzato io da milanista quando ho visto sbagliare il terzo gol. Ho detto, vabbè, ma allora, e allora basta, io l'avrei tolto. Avrei fatto entrare Sanchez prima perché è veramente incredibile. Avrei provato a giocare con le due punte di fisico un po' minore, Lautaro Martinez e Sanchez, perché insomma, deve ritrovare un po' il gol. Non è mai stato un grande goleador, no? Arnautovic nella sua carriera anche al Bologna, uno che lavora molto più per la squadra, insomma, magari lo fa più fare il gol. Però, cavolo, quelli che ha sbagliato stasera non puoi, cioè quelli che ha sbagliato stasera deve fare anche un difensore con i piedi montati al contrario, cioè con destro su sinistra, così su destra. Cioè, questo è un gol che devi fare sostanzialmente. Va bene, dai ragazzi, bene, un bello 1-0. Adesso vado a vedermi il Napoli, non so neanche cosa ho fatto, sono venuto direttamente a fare video, non so cosa sia successo, vado a guardarmi le highlights e poi magari faccio un video a riguardo. Vi abbraccio di cuore a tutti quanti, ci vediamo più tardi per il video di Napoli, come dico sempre io, belli siete.